Amici, benvenuti nel mio canale e benvenuti nel mio secondo video. In questo video mi vedrete sfogliare questo libro dal titolo Al-Khwarizmi, la nascita dell'algebra, che ci parla di un importante matematico arabo del IX secolo, dal quale discendono i numeri, e dal suo nome discende anche la parola algoritmo. Forse tanti di voi l'avranno sentita nominare. Che cos'è un algoritmo? L'algoritmo in generale e in informatica non è altro che una semplice procedura che tenta di risolvere un determinato problema applicando un certo numero di passi elementari. E quindi in informatica lo scheletro di quello che sono poi i programmi scritti in un qualsiasi linguaggio di programmazione. Bene, dopo avermi visto sfogliare questo libro, leggerò qualcosa da questo libro che ci spiegherà, introdurrà chi era Al-Khwarizmi, e infine potrete vedere un po' di typing sulla mia tastiera. Io sono molto appassionata di informatica, matematica e tecnologia in generale, ma ho anche tante altre passioni che poi con il tempo vi racconterò. Bene, iniziamo. Adesso vi leggerò quello che c'è scritto sulla copertina di questo libro. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi fu una figura determinante per la scienza, sviluppata presso la Casa della Sapienza di Baghdad nella prima metà del IX secolo. Grazie al suo lavoro, sia la matematica sia l'astronomia hanno vissuto un momento chiave nella loro storia. Al-Khwarizmi fece conoscere nel mondo arabo le cifre indiane e il sistema di numerazione posizionale in base 10, che i traduttori latini avrebbero introdotto successivamente nell'Europa medievale e che sarebbe così giunta fino ai nostri giorni. Assimilatore dell'astronomia indiana, realizzò un'edizione delle tavole del Sindhi
che sarebbe divenuta molto nota e avrebbe avuto molte versioni fino all'arrivo della rivoluzione copernicana. Interessato a problemi matematici derivanti dalla geometria, alle ripartizioni proporzionali e ai calcoli relativi all'eredità, Al-Khwarizmi ottenne la soluzione geometrica delle equazioni di secondo grado, inedita fino ad allora, e introdusse la parola algebra nel vocabolario matematico. Spero che questi argomenti possano interessarvi o quantomeno rilassarvi. Adesso faremo un po' di tapping sulla tastiera. Spero che questo video possa essere di vostro gradimento. Possiate rilassarvi insieme a me. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento e cosa dirvi adesso? Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.